lei non riesce nemmeno più adesso a comunicare col comunicatore con gli occhi, perché gli occhi sono diventati talmente lenti, perché anche i muscoli oculari la stanno abbandonando. È una cosa molto molto triste. E l'ultima volta, quando sono andata da lei, non riuscendo a capirla, mi sono messa a piangere. E lei mi ha fatto una smorfia, voleva fare un sorriso, ma non riesce più a sorridere. E ho chiamato la sua attendente che aveva lì in quel momento. Lei non ha parenti che stanno con lei. Lei è assistita 24 ore su 24 da persone estranee. E 2 anni fa mi ha dettato con gli occhi, scritto, e si trova ancora sul sito dell'Associazione Luca Cuscioni, potete andare a cercare il video Rosa Solteri, dove lei chiede che le persone che assistono, le persone gravi, abbiano una formazione particolare di essere vicini a questi malati, anche con l'animo di capire, di entrare nel loro modo di pensare e di stare loro vicini. Perché lei dice: la cosa importante per me è sentire affetto, e dice, e queste persone sono solo qui per farmi somministrazioni con il siringone che mi mandano dentro l'acqua, mi attaccano alla nutrizione, mi fanno l'iniezione che mi serve, mi puliscono, mi lavano, però dice, tutti questi atti non sono atti affettuosi, e a me servono anche quelli. E, insomma, qualche volta dovrebbero parlarmi, mi dovrebbero salutare quando entrano, e questa è la grande difficoltà. Quando una persona non parla più, ti sembra che non ti risponde e tu non lo saluti.